Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come prevenire le malattie venere. La prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, MST, anche conosciute come malattie venere, MV, è di fondamentale importanza per proteggere la tua salute sessuale e quella dei tuoi partner. Ecco alcune misure preventive chiare per ridurre il rischio di contrarre le MST. Utilizzare il preservativo. L'uso corretto e consistente del preservativo durante il rapporto sessuale, sia vaginale che anale, è uno dei modi più efficaci per prevenire la trasmissione delle MST. Utilizza un preservativo maschile o femminile ogni volta che hai un rapporto sessuale con un partner sconosciuto o non monogamo. Essere in una relazione monogama. Limita il numero dei tuoi partner sessuali e assicurati che il tuo partner sia anche monogamo. Mantenere una relazione a lungo termine e monogama con un partner che è stato testato per le MST può ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni. Test regolari. Sottoponiti regolarmente a test per le MST se sei sessualmente attivo, specialmente se hai più partner sessuali o se hai avuto rapporti non protetti con un partner nuovo o sconosciuto. Il test può identificare tempestivamente eventuali infezioni e consentire il trattamento precoce. Vaccinazioni. Alcune MST, come la HPV, papillomavirus umano, e l'epatite B, possono essere prevenute con vaccini. Parla con il tuo medico delle opportunità di vaccinazione disponibili per te. Conoscenza e comunicazione. Informarsi sulle MST e sulle modalità di trasmissione è essenziale. Comunicare apertamente con i partner sessuali è fondamentale per essere consapevoli dei rischi. Se sospetti di avere o di essere stato esposto a un IST, è importante discutere della situazione con il partner e cercare assistenza medica. Protezione orale e anale. Ricorda che le MST possono essere trasmesse anche attraverso il sesso orale e anale. Utilizza un preservativo o un cuscinetto orale barra dentale durante il sesso orale e assicurati di usare il preservativo durante il sesso anale. Evitare l'uso di droghe intravenose condivise. L'uso di droghe iniettabili con strumenti condivisi può aumentare il rischio di contrarre l'epatite B, l'epatite C e l'HIV. Se usi droghe, cerca di ridurre il rischio di condivisione di aghi o strumenti e di accedere ai servizi di scambio di siringhe pulite. Scegliere partner responsabili. Cerca di avere relazioni sessuali con partner che sono responsabili per la loro salute sessuale e che condividono i tuoi obiettivi di prevenzione delle MST. Proteggere la tua salute sessuale. Mantieni una buona igiene personale e prenditi cura della tua salute sessuale. Questo include la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, ma anche la promozione di relazioni sane e rispettose. Educazione sessuale. L'educazione sessuale è essenziale. I giovani e gli adulti dovrebbero ricevere informazioni accurate e basate sulla scienza su come prevenire le MST, oltre a istruzioni sull'uso corretto dei preservativi e sulla comunicazione aperta e consensuale nei rapporti sessuali. Ricorda che la prevenzione delle MST è responsabilità sia individuale che collettiva. Una buona pratica sessuale e una comunicazione aperta con i partner possono contribuire a ridurre il rischio di contrarre o trasmettere infezioni sessualmente trasmissibili. Se sospetti di avere un IST o hai domande sulla prevenzione, cerca immediatamente assistenza medica da un professionista sanitario competente. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.